già dall'ospedale ingressato, dove una strana serie di episodi in 4 giorni sta scatenando la preoccupazione dei vertici della struttura. Martedì scorso un quadro elettrico ha smesso di funzionare improvvisamente, mandando in tilt il laboratorio d'analisi e causando non pochi disagi. Mercoledì invece sono stati rubati 3 televisori da 32 pollici e ancora giovedì il furto di 12 tavoli con scene della Via Crucis e immagini sacre della cappella. L'ultimo episodio, che ha riguardato l'ascensore, ha addirittura causato il ferimento di 5 persone. Nonostante fosse stato revisionato da poco dalla ditta di manutenzione, si è fermato di colpo fuori piano. 4 visitatori e un paziente in barella hanno subito lievi contusioni e sono stati refertati a pronto soccorso. I vertici aziendali hanno verificato tutto per bene. Come dichiarato il direttore generale Antonio Candela alla Repubblica, abbiamo fatto le dovute segnalazioni alle forze dell'ordine e stiamo verificando con i nostri uffici tecnici se si è trattato di un sabotaggio o di un semplice guasto. 24 casi quindi nel giro di pochi giorni che allarmano i dirigenti, lasciando il dubbio che si tratti di azioni dolose. Forse per il nuovo rilancio della struttura? I vertici aziendali hanno annunciato investimenti che ammontano a circa 17 milioni di euro per riqualificare l'ospedale con gravi problemi strutturali. In ogni caso la direzione generale ricorrerà nuovamente alla magistratura se si dovesse scoprire la matrice dolosa degli strani episodi.